Sta succedendo qualcosa di pazzesco, signori miei. Qua, attenzione. Chiesa stretta una maglia e Ken lo spinge. 2 minuti. Ancora alla fine sta succedendo. Mamma mia, la partita dell'anno, ragazzi. La partita. Insomma, mi danno il copyright, mi strikeano il canale perché ho fatto vedere un pezzettino di partita. Non so come lo riesco a fare, anyway. Comunque, 3-3, partita dell'anno. Partita dell'anno, ma ho tante critiche costruttive e non sono pienamente incazzato, ragazzi. Cioè, non riesco proprio a essere incazzato. Innanzitutto, ciao, bentornati in questo nuovissimo video. Perché ho fatto il video da Roma, lo recuperiamo dopo, ragazzi. Lo faccio dopo. Cerco di farvelo uscire proprio subito dopo, quando finisco di registrare questo. Cerco di farvi uscire quello della magica. Comunque qua c'è. Mamma mia, quanto mi sta sui coglioni Gasperini. Comunque qua, arrembaggio finale Juventino. Onestamente non sono arrabbiato. Cioè, abbiamo provato, ragazzi. Abbiamo provato ed è a questo che volevo vedere. La reazione. Intanto non ce la facciamo adesso a vincerla. Però comunque la reazione è stata molto importante. È stato un segno di spinta. Bisogna migliorare i primi 15 minuti di ogni tempo. Perché primi 15 minuti del match prendiamo gol. Primi 15 minuti del secondo tempo prendiamo 2 gol e qua bisogna assolutamente, ragazzi, migliorare perché poi la Juve ha reagito, ha trovato il gol con Danilo. Il primo gol arriva con Angel Di Maria su un rigore netto e il secondo arriva su gol di Arek Milik. Arek Milik, ragazzi, orgoglio del mio fan. Onestamente Arek Milik adesso lo preferisco a Vlahovic in questa Juve. Non sto dicendo che sia più forte Arek Milik, ma lo preferisco perché Vlahovic giocava da solo, aspettava le palle. E poi è un dato di fatto, ragazzi, che da quando c'è Arek Milik al posto di Vlahovic, la Juventus sta giocando decisamente, punto numero uno, proprio giocando meglio. Punto numero due, proprio i risultati contano e è stata migliore, ragazzi, la Juve. È stata migliore e Milik ha trovato molti più gol di Vlahovic. Qua, triplice fischio, ragazzi. Triplice fischio. 3-3. Partita turbolenta. Mi aspettavo di vincerla alla fine, non ve lo nego. Ma è che ha fischio. Sì, cioè, triplice fischio. Che qua mi dà 95esimo. Aspettate un attimo. Sì, triplice fischio. Bisogna migliorare, ma c'è, ragazzi, una bestia tra le file, ragazzi, degli altri. Della fila dell'Atalanta, ovvero Lookman. È un giocatore pazzesco, ragazzi. Lookman, veramente, guarda uomo, è veramente un giocatore incredibile. Però, ragazzi, a noi, cioè, adesso non so perché mi è venuto spontaneo, stavo per dirti, rimaniamo in corsa per la Champions League. L'Atalanta, ragazzi, scala un pochino di punti. Penso che adesso sia portata avanti a non so chi, perché adesso c'è primo il Napoli, ovviamente, secondo il Milan, terza l'Inter, quarta la Roma. Quinta l'Atalanta che scavalca la Lazio, però comunque la Lazio deve ancora giocare. E Juventus attualmente non ha che scala davanti alla Fiorentina. Vabbè, ragazzi, non, ovviamente non posso parlare per la Juve, che deve cercare di trovare questo posto in Champions. La dovevamo vincere questa. Non nego che bisognava vincerla, perché sarebbero stati 3 punti importanti nella rincorsa innanzitutto europea. Poi, ragazzi, io penso che alla fine nel girone di ritorno ce la possiamo fare. Non possiamo assolutamente vincere lo scudetto, ragazzi, perché 15 punti tolti sono troppi. Cioè, se prima potevamo riuscire a fare nel girone di ritorno a 53 punti, e sto veramente esagerando perché sono 60 disponibili, dubito pienamente, ragazzi, che in qualche modo uno il Napoli si deve fermare, tutte le altre concorrenti pure la Juve puntare allo scudetto. È impossibile, ragazzi, è impossibile. Bisogna cercare, ragazzi, di ritornare in corsa per l'Europa League, punto numero uno. Poi si potrebbero fottere tutti e vincere l'Europa League, ma è una cosa alquanto remota. La Juve oggi mi è piaciuta. Mi è piaciuto Di Maria, ragazzi. Di Maria lo voglio vedere però tutte le partite così. Perché ogni volta, ragazzi, cioè va bene, giochi bene, ma non puoi sempre essere così che fai benissimo in alcune partite e poi le sbagli tutte le altre. No, questa cosa, ragazzi, non mi va per niente genio, però comunque sono contento della prestazione, però bisogna assolutamente migliorare. Adesso, ragazzi, le prossime partite, Juventus-Monza la prossima, poi Juve-Lazio, ritorno, così poche giornate sono passate all'ultima, vabbè. Salernitana-Juve, Juve-Fiorentina e poi parte anche l'Europa League, che sarà una rottura di coglioni infinita. Non so se, cioè, vista la classifica, adesso spero di vincere l'Europa League, forse in alcuni casi preferirei anche non avercela, però comunque è una competizione che va cercata di vincere. Comunque la Juve non riesce a vincere, però sono soddisfatto, devo essere onesto. Mi soddisfo oggi di questo
3-3 che per la rincorsa, ragazzi, servirebbe vincerle tutte. Però comunque va bene lo stesso. Cioè, mettiamo un po'. Va bene lo stesso! Forza Roma! Diciamo che un po' mi va bene, però bisogna ragazzi migliorare. Se vogliamo puntare alla Champions League, punto numero uno. Poi bisogna ragazzi continuare a cercare risultati, perché qua se non troviamo i risultati, ragazzi, dubito pienamente che la Juve riesca ad arrivare in Champions League. Vediamo adesso. Lukman, ragazzi, comunque torniamo all'Atalanta. Questa Atalanta, se non cade nelle prossime giornate, io ragazzi, per quanto l'Atalanta mi sia simpatico, cioè mi stanno sui coglioni quando mi sfidano perché c'è Gasperini, ma a me l'Atalanta piace, onestamente. Mi auguro che riesca ad arrivare in Champions League insieme a noi, cosa è possibile. Ovviamente li gufferò perché ci servono i punti, ma se non cade come l'anno scorso nel girone di ritorno può fare veramente tanta roba. Vediamo ragazzi se riusciranno a mandare avanti ciò che hanno fatto di buono in questa prima parte di stagione, perché si conclude ragazzi la prima parte del campionato, si conclude il girone andata, che devo ammettere che più o meno non è passato veloce ragazzi, perché il primo terzo è passato velocissimo, poi quest'altra parte è passata molto lenta, ovviamente con la sosta mondiale. Però comunque l'Atalanta deve continuare così se vogliono rincorrere. Noi ragazzi, se avessimo questa media, arriveremo a 46 punti. Comunque, perché siamo a 23. Peccato che ne abbiamo 38, come i nostri scudetti. Guardate un po' caso. Vedremo ragazzi il ricorso se avrà effetto. Non sono previste ragazzi riduzione della penalizzazione. O ce la tolgono o la lasciano. Comunque vedremo. Vi farò un video dedicato per domani. Comunque la Juve non riesce a vincere. Punti pesanti che non arrivano per la rincorsa Europa, ma comunque diciamo che sono soddisfatto. Comunque, ragazzi, vi aspetto domani con un nuovissimo video. Anzi, domani. Adesso vi aspetto con un prossimo video dove andiamo a parlare, ragazzi, della Roma. Noi ci vediamo al prossimo video.